Good morning Berlin, sempre nel bunker. Allora, scherzi a parte perché oggi penso sia un video di un'importanza incredibile per quanto siano temi che io affrontai in un video di tempo fa, stato su Rumble. Gas alle stelle non c'entra nulla con il blocco russo, è un passo calcolato verso il grande reset, parliamo del 10 marzo. 10 marzo. Quando del prezzo dell'energia si era cominciato a parlare, ma non c'era questa emergenza così grande. Quindi il video adesso va a individuare, è importantissimo, le vere cause di questo schizzo di prezzi di energia, soprattutto della luce, del gas, come sappiamo. È importantissimo. Il video che feci il 10 marzo era questo, poi me lo metto in descrizione, è ancora sul Rumble, vedete qui, che è il 10 marzo. È importantissimo. A proposito, adesso, scusate, se nel caso succede qualcosa che mi danno strike, il canale di qua di là, non sapete, andate qui sul mio canale. Qui, cliccate qui Rumble perché devo ritornare su Rumble nel caso succede qualcosa. Perché dico così? Perché parlo di vaccini? No, assolutamente non sto parlando, sfioro solo certi argomenti. Perché appena tocchi questo discorso del clima, perché lì adesso andiamo a trovare le ragioni di tutto sto macello. Il problema è che ti bannano subito. Quindi adesso cercherò di stare ai fatti, poi mi daranno strike, me ne vado su Rumble che devo fare. Allora, è un discorso, lo feci, però poi si è perso, non era il momento adatto e non lo approfondii proprio, poi ho scoperto cose incredibili su questo fronte. In poche parole, mannaggia la miseria, tutti noi io ve lo dissi, scusate, continuo con la prefazione, vi dissi guardate qua con gli step che andiamo avanti, se il primo step siamo riusciti a capirlo, una buona fetta della popolazione, anche se è solo quella che si informa in rete, no, tutta. E mi ricordo alcuni sono arrivati prima, subito, appena successe il casino, mi ricordo, non mi stanco mai di ricordarlo perché l'ho ricordato più volte, prima volta che andai da Toscano. Lì al talk show, che poi era un'intervista petto a petto tra me e lui che faceva a me, e quando gli cominciai a parlare che questi facevano quello che fanno, un programma malthusiano, posso capirlo, ma non penso che proprio, per dire che la gente c'è arrivata, anche chi prima, chi dopo, però abbiamo fatto un grosso nucleo. Oggi lo sa pure mia mamma, per mia mamma non per dire che non può essere, ma poi dissi: guardate che lo step dopo sarà molto più complesso, che pochi lo capiranno. Quello dopo, alla fine, non ci capisco niente, manco io. No, che dici, vabbè, tu chi sei per dire, manco io per dire tanti di noi. Non. E questo, guardate come si sta sviluppando. Vengo subito al dubbio perché? Perché qua tutta la guerra alla Russia, il gasdotto saltato, e io, il mio ultimo video. Magari pure forse inconsciamente apriva a questo scenario che vi sto dicendo, cioè che cosa sta realmente accadendo e perché sul discorso energetico. In poche parole, torniamo alla tassa del CO2 e che si scopre che si chiama carbon neutrality, compensazione praticamente. Cioè, ve lo dico in mie parole. E poi vi faccio vedere un video cortissimo giusto per introdurre l'argomento. In poche parole, hanno messo delle tasse inimmaginabili sul gas, sulla luce, su tutte le energie, perché metti CO2 nell'atmosfera. Fin qui lo sapevamo, però adesso bisogna attaccarlo a quello che sta succedendo, cosa che politici, giornalisti almeno di alto livello, vedi Mieli, quello, la stessa,
Gruber, questi sanno tutto, ma non è trapelato nemmeno niente, nemmeno uno nemmeno nei talk show, nei giornali, nei politici. La Meloni qualcosa senza, ci ha lasciato intendere, ma non volutamente, perché non poteva fare altrimenti. Un altro che se n'è uscito con una cavolata, e poi vi spiego perché, ma quando se n'è uscito durante la campagna elettorale, mo, prima delle elezioni, tutti a dire: ma questo vabbè, si è rincoglionita, è impazzito. Berlusconi cosa disse? Noi proponiamo di piantare 1 milione di alberi. Tutti: ma questo sta fuori di te. No! Perché Bill Gates sta comprando tutti i terreni? Noi tutti pensiamo no, perché loro l'agricoltura, no! Perché Bill Gates ha fatto una cosa che ora ve lo faccio vedere, che è un impianto industriale con tutte le ventole, cose, che cattura il CO2, insomma lo ripulisce. Perché, guardate come funziona, una grossa, che ne so, la Shell, Royal Dutch, tra parentesi proprio a gennaio 2022 se l'è comprata il governo inglese, non è più olandese. Prendo lei tantissimo, la Chevron, non solo petrolieri, di tutti i generi, non possono fare più profitti, nessuno può fare più profitto con una tassa del CO2 del genere. Ma, sentite bene, ecco la compensazione, se ti compri una foresta da 20 miliardi, compri una foresta, ecco tutto il governo americano, non sa come si sta comprando milioni di ettari in Ucraina, e lo sapevamo, Bill Gates che sta comprando. Se tu compri una foresta da 20 miliardi, per 20 miliardi per dire, non è quello il prezzo, non è per il prezzo, comunque, tu compensi, in poche parole, parte una nave della Shell che inquina, e quindi tasse, cose, qua di là, ma se tu compensi, anche se quella nave inquina, ti fa risultare che non inquina perché hai compensato. Avete capito? Ora vi faccio vedere un breve, scusate, può essere un po' pesante, ma è roba di pochissimo. Vi faccio vedere un piccolissimo filmato che lo spiega. Ci sono i sottotitoli. Guardate. EU Emission, guardate. Earth's climate is changing, and each one of us plays a role in the products we buy, in the electricity we use, and in the energy that powers our businesses, manufacturing, agriculture, transport, waste. Suchst du nach einer besseren Möglichkeit, mit deinem Team zusammenzuarbeiten? Entdecke Miro, eine Hilfe. Power generation and other sectors release carbon dioxide okay, and other gases leggete, into the atmosphere, non where they trap heat from the sun. But more carbon dioxide traps more of the heat, leading to global non è warming. vero, però guardate la Result, regola qual è adesso. Changes in our climate, Okay, with ripple una effects cavolata, on però weather, guardate. food production, water supplies, human health, and more. But there are smart ways forward. These include emissions Eccolo qua. trading, which is the cornerstone of the European Union's strategy to tackle climate change head-on. For more than a decade, the EU has worked to cut its greenhouse gas emissions with the help of the world's first, largest, and longest-running international system for trading emissions allowances. Capite? And the system keeps growing Guardate come stronger. funziona. In a nutshell, Ecco. the EU's emissions trading system, or ETS, creates a financial incentive for the Capite? biggest emitters to cut back. How? Come? Well, since 2005, the ETS has set a cap on the total amount of greenhouse gases companies can emit each year and requires monitoring of these emissions. A fixed number of allowances, Seguite which are bene. the currency of the carbon market, are issued. And each year, companies hold enough allowances to cover their emissions. Cioè Or come? face significant fines. Don't have enough? Cut your emissions. Come? Or buy extra allowances from Eccolo another qui. emitter. Have extra allowances? Keep them for next year. Or sell them. This flexibility ensures that emissions are cut where it costs the least to do so. Over time, the cap is reduced. Fewer allowances are issued. Techniques to cut emissions are developed. Ok, questo può essere abbastanza, vi metto il link ovviamente. In poche parole, stanno girando miliardi sul nulla, cioè io non ti vendo nulla, nel senso,
lo faccio in piccolo anche se non te lo permettono di fare in piccolo. Se io c'ho, che ne so, siamo in una, come si dice, un condominio, 10 persone, calcola quanto questo condominio tira fuori di energia. Può tirare fuori, di energia, pardon, di CO2. I numeri adesso li prendo a casa, 10, ma a tetto massimo. Non ha importanza, quello lo conta l'agglomerato totale. Se io, unico inquilino lì, mi metto tutto green, a me non mi viene assegnata quella, non parlo, è solo un esempio, non te lo fanno fare, devi essere un colosso immane, però alla lunga può darsi pure che si svilupperà nel privato. Io, avendo non consumando niente, questi 10 che mettiamo il condominio, lo mettono 9 tutti gli altri, io solo 1%. A quel punto io, le mie quote, perché io vado a credito e so soldi, tanti soldi, una marea, io questi me li vendo a questi che noi superiamo 10, allora me li vendo a quest'altri, ma non gli do niente di fisico, non esiste, non c'è uno scambio che ti do qualcosa, ti vendo l'aria, avete capito? Adesso, chi è che sta comprando i terreni? Bill Gates. Non solo lui, chiaramente, vi faccio vedere per esempio, ecco qua, un passo solamente, scusate, ecco, guarda, questo purtroppo è in inglese, The Bank of America, another example to the, ok, guarda, scusate un attimo, guardate. Carbon credits, an oil company Royal Dutch Shell delivered a carbon neutral tanker of LNG or liquefied natural gas to Taiwan by investing in 10-year-old forest projects in Ghana, Indonesia and Peru. In 2020, a French oil company Total also delivered its first shipment of carbon neutral LNG. How can you extract natural gas in Australia, ship it to China and claim its carbon neutral? Avete capito? Quella nave, l'ho spiegato, quella nave, se in 10 anni si compra le foreste, anche se inquina, non inquina perché compensa che si è comprate le foreste, capite? Adesso vi faccio vedere una cosa incredibile, eccolo l'impianto, guardate, Carbon Energy, lo vedete? Questo è di Bill Gates, perché? Perché lui se le rivende ste quote, fa i miliardi, ma questo, scusate, vediamo se... Lo apro. Ok. Aspetta che mo arriva al bello. Guardate qua. National Geographic, Forbes, New York, eccolo qua. Guardate che ha costruito. Lo vedete? Che impianto. Ora arrivo al video addirittura, scusate. Ecco, Carbon Engineer si chiama, questa che ha fatto bene. Ora arriviamo all'Europa, alla Meloni, a perché non vogliono fissare il tetto del gas alla Germania e l'Olanda. La Germania e l'Olanda non vogliono fissare il tetto. Non vogliono fissare il tetto del gas. Perché? Perché se si fissa il tetto del gas, la transizione ecologica avrà una riduzione incredibile. Perché? Perché è voluto mettere in crisi tutto il tessuto, ma non perché, come penserà il complottismo, devono morire le aziende, deve morire la gente del controllo lì di... No, perché se non crea questa crisi. Io facevo l'esempio, sempre il primo che facevo quando parlavo di emissioni zero, che stavo da Francesco. Una città come Roma, 4 milioni di abitanti, come siamo abituati a usare l'energia? Se andiamo sulle rinnovabili, solo sul green, 200.000 persone ci può stare. E allora ecco che si riallaccia, mostro su YouTube, non lo posso dire, il discorso quello che è spalmato in 10 anni, intanto c'è un... capite? E va bene, quello ormai... ahimè, è passato, ahimè, no, ahimè perché vorrei che poi, perché ha fatto e farà danni incredibili, ma da 4 milioni a Roma nel giro di 10 anni, noi ne rimaniamo 2, questi 2 col terrore di vita di adesso non le reggi, allora se invece comincia tutto quello che si sta prospettando, al freddo, come si dice,
non si usa la doccia, si bolla la pasta con quello, tutto coso, le macchine non si usa niente, si usano solo i mezzi di trasporto elettrici, una vita così, 2 milioni non 4 a Roma, e allora e lì si vuole arrivare, tutto sto macello, non so gli speculatori dell'ENI, questo è un sottolivello che facendo il loro gioco, il gioco di quelli sopra, ci si guadagna pure, quello è logico. Non è la colpa di questi, non è la colpa di Stati Uniti, non è la colpa di quello, nel senso di questo discorso proprio energetico. Difatti la Meloni che dice? E qui si tradisce, non tradisce, non, pure se non lo vuole dire, a questo punto conferma tutto quello che sto dicendo. Noi dobbiamo scorporare il prezzo dell'energia prodotta con rinnovabili, green, perché quella non costa niente. Allora spiegatemi una cosa, questi speculatori che prendono l'energia di qualunque genere, può essere da gas, da carbone, lì ti spara la bolletta mila miliardaria. Se le prendi dal green non è miliardario. Allora capite la conferma, che gioco che ci sta dietro a tutto questo discorso del tetto del gas. Ripeto, la Germania e l'Olanda a questo punto sono gli arrieti di Davos, perché non mettendo il tetto del gas. Va avanti tutto questo discorso. Adesso non è un caso che Trump non le vuole sentire per niente queste cose, se ne uscì dal clima di Parigi, tutti scioccati, oddio, ma come facciamo? E l'altro video prima di questo, vedetelo, vi ho messo pure il link, vi ho fatto vedere proprio il link, la Truss diceva a Carlo, non ci puoi andare alla riunione del COP26, cioè per il tetto di CO2. Perché Carlo è uno dei più fiancheggiatori più grossi, il re Carlo, di Davos e di questa storia. Ma è tutta una, non dico una truffa, ma ancora una mafia. Cioè, avete capito come funziona? Cioè, io mi compro una foresta, oppure eccolo qua, questo di Bill Gates, scusate se sono un po' impreciso nella spiegazione. Questo di Bill Gates, Climate science is clear. We must bring global greenhouse gas emissions down to net zero by 2050 to avoid the worst impacts. allora, emissioni zero, questo ci tengo a dire, sono d'accordo, entro il 2050. Perché il Movimento 5 Stelle ha nel suo simbolo in queste elezioni la scritta 2050? Perché pochi se lo ricordano. Perché Grillo cosa disse? Senza dire il motivo, il 2018 mi sembra, disse io mo mi iscrivo al PD, ve lo ricordate? E facciamo una. Stiamo in PD, come? L'importante è che loro, come noi, metteranno nel loro sì, perché noi metteremo, parlavo 2 anni fa, e mo l'ha messo mo, sul loro simbolo la scritta 2050. Avete capito dove sta tutti? Tutti lo sanno sta storia che vi sto cercando. Non che esista, che è la matrice di tutto, qua la guerra in Russia, non c'entra niente, i due gasdotti saltati, non c'entra niente, la Germania quella ha messo i soldi, tutto. Fumo per non far capire che la matrice di tutti questi schizzi di prezzi è questo discorso di CO2 che hanno cominciato non più ad essere una ditta, hanno cominciato a accumularla come nazione. Cioè, prendo sempre l'esempio del paese nostro, l'Italia, ma vale per chiunque. L'Italia, quanto CO2 emette? Tutto, tutto. Che sia industria, che sia privato, che sia qualunque piccolo in tutto. Tot. Bene, nel giro di pochi anni va in bancarotta se non compri, pianti 1 milione di, eccolo Berlusconi che pianta 1 milione di alberi, non poteva dire, allora è passato per scemo. Tu pianti 1 milione di alberi, non vai in bancarotta perché compensi, come vi dicevo, sì, c'è proprio il nome, la carbon neutrality. Di compensazione. Allora capite adesso la transizione ecologica? Capite perché ci vuole Cingolani uno per lui, per forza, ogni Stato? È il nuovo oro, oro, perché se tu abbassi quello diventi una potenza, senza avere armi, avere oro, avere dollari, avere diamanti, avere cose, BRICS, quello che è. Basta questo. La Cina e la Russia si stanno, hanno pure truffato, la Russia e l'Ucraina hanno nel 2017 preso le sovvenzioni per sti di loro e poi non hanno fatto niente. È tutto un discorso, poi ognuno approfondisce, no? Quindi
Avete capito perché la Meloni dice: ma perché io devo pagare la bolletta 500 euro quando pagavo 100 euro? Se per caso il fornitore che mi dà la cosa al 40% è green, quella costa 100 euro, non costa 500. Quell'altra costa 500. E allora già è un mix. Ecco gli operatori che sono nati già da qualche anno. Qualcuno c'entra in contatto per altri motivi, addirittura era proprio abruzzese, e stava, mi diceva: guarda, noi stiamo guadagnando, che faceva cambiare i contratti che aveva con l'Enel, tutta la vecchia cosa, e mi diceva: se non ti muovi a passare a questi nostri green, che forniamo l'energia in modo green, rimani col contratto e la bolletta ti aumenterà, non si sa. E probabilmente, questo lo devo verificare, chiunque sta avendo questi schizzi di bolletta è perché è rimasto all'Enel e non è passato a queste alternative. Adesso bisognerebbe approfondire, comunque vi rimetto la vostra intelligenza per cercare un po'. Allora, vi voglio far vedere come funziona il coso di Bill Gates. Aspettate. Ok. Un attimino solo, ragazzi. È incredibile, Carbon Energy si chiama. Eccolo qua. Search Carbon Dioxide. Ok. Arrivo. Bill Gates Carbon Capture. Non che va a comprare i terreni, l'agricoltura, non l'agricoltura, capite? Tutti i terreni che hanno comprato, non voglio essere ripetitivo. Scusate la pubblicità. È allucinante. Ora vi faccio vedere come funziona. Giriamo. No. Ok, aspetta. Allora, capite, tanto che finisce la pubblicità. Purtroppo. Bill Gates, Carbon Capture Plane doesn't work of 40 million tree. Lavora come 40 milioni di alberi. Eccolo qua. By sucking carbon dioxide out of the atmosphere. Lo vedete? One of our plants does the work of 40 million trees. We have the lowest capital cost and energy cost of any of the CO2 capture from atmosphere solutions. We're starting to enter commercial markets. It's called carbon engineering, and it uses a combination of giant fans and complex chemical processes to remove CO2 from the air in a procedure known as direct air capture. We have such a huge problem with CO2 already in the atmosphere that if we have a mechanism to collect it at large scale, it will give us so... Carbon Engineering published research last June that revealed its process would cost between 94 and 230 per first commercial plant. Guardate. Allora, questo qui, ma vabbè, lasciamo perdere questo, non vedo come funziona, ci saranno gente più ingegneri del coso che spiegheranno, ma questo è... Ma sapete che cosa può comportare questo? Che tu ti vendi a tutte queste cose che inquinano. Se non si possono comprare foreste di compensazione, che non è semplice, che poi è la stessa cosa, quelle stanno là e compensano lo stesso, a prescindere se te le compri. Infatti il governo indonesiano doveva comprare, diceva: vabbè, ma queste sono le nostre, pulisce l'aria lo stesso. No, se te le prendi tu, vai a compensazione. Allora Bill Gates, o questa gente, non solo lui, come sempre c'è tutto il discorso, immaginate a quante ditte che vogliono continuare a sopravvivere, che ne so, la Volkswagen, vi ricordate? Il prodotto che Trump pure messo il casino perché inquinava, tutto il casino. E allora ti devi comprare, dove le compri? Eccolo qua, Bill Gates, pronto. L'illusionismo, pronto. Cioè, lui c'ha la fabbrica che cattura, va a credito, a credito, a credito, e vende. Ma non manco 40, è l'equivalente di 40 milioni di alberi questo impianto. Quindi oltre a comprare le foreste, quello investito in 10 anni in Ghana, e va a compensazione. E dove lo compri? A chi sta a credito? Chi sta a credito? Chi sa comprare le foreste, i terreni green, tutto green, gira sul green, una cosa paurosa. Ma quello che mi interessa a me non è spiegarvi questo, perché io questo l'avevo capito, mo l'ho approfondito e ho scoperto cose ancora più importanti, ma la connessione che la colpa di questo che sta accadendo è, uno dice vabbè,
la vogliamo vedere intellettualmente, no, perché c'è questo progetto di reset. Vabbè, ma andiamo a vedere gli esecutori, perché la controinformazione che dovrebbe essere la punta di diamante non lo sa, e l'informazione lo sa e lo nasconde totalmente. Che cosa? Che il prezzo degli speculatori, il gas, il macello che sta succedendo con le bollette, è causa CO2. Le destre, Trump, non lo vuole fare. Truss ha cominciato a stoppare. La Meloni ha cominciato a dire mettete il tetto, perché se mette il tetto, queste cose, in quello intende, però non lo dice, non è mette il tetto agli speculatori, questi parlano ma si capiscono tra loro. Noi no, perché noi quello di il speculatore, TTF di Amsterdam, la borsa, no, è questo, questa tassa inimmaginabile. Quindi il governo italiano, per dire tutti, deve assolutamente correre ai ripari per evitare questa qui, quindi compensazione. Come compensi? Che vuoi compensare? Ecco la transizione ecologica. Più fai la transizione ecologica e più non avrai il problema delle bollette, perché ripeto, guarda caso, gli speculatori che comprano l'energia ovunque, che sia del carbone, del gas, di qua di là, hanno messo dei prezzi inimmaginabili al carbone, al gas, al coso, ma non al green. E allora non sono speculatori. Un speculatore è uno che compra dove l'arcimola innalza i prezzi all'infinito. No, c'è una differenza. Se è green non te lo c'è la speculazione. E questa è la prova, però non voglio essere ripetitivo. Ovviamente non possono dirci assolutamente niente, perché ve lo immaginate che la gente dice guardate che mo, non vi riscaldate, venite licenziati, non potete pagare le bollette, un macello, non mangiate gli insetti, perché? Per la CO2, per il clima change, quando mezzo mondo sa che, e qui vado a rischio bando, quindi mi fermo, farò un video su Rumble e approfondirò benissimo queste cose, perché sono importanti. Quindi, ecco la colpa dove sta. E sta gente sta a giocare con cose allucinanti. Tra parentesi, una piccola curiosità. Rewe, che è un supermarket immane, la catena immane qui in Germania, almeno quello sotto casa mia, ma devo verificare. Tutto il bancone della carne e dei salumi, dal 10, da lunedì, chiude. Per sempre c'è scritto. Io stavo a parlare con lo salumiere storico lì, lo conosco tutto, chiude per sempre. Perché? Perché gli allevamenti bovini qua emettono talmente tanta CO2 che ti fanno da fallito uno stato, perché adesso si gioca tutto su questo, vi rendete conto? Noi stiamo andando sotto i ponti senza, per questa storia. Non perché la Eleni, la Shell, là sta a speculare, gli olandesi, i tedeschi. Gli olandesi, i tedeschi, la punta di Davos a sto punto. Vedete come si ricapovolta un'altra volta. La Germania è la cattiva. Mo tutti noi a dire, però in questo caso c'ha ragione. Mo se lo mettiamo su sto piano è ancora peggio. Perché il tetto del gas, fermare questo significa rallentare tantissimo, questo quindi non significa che non si farà algo, ma ormai le denunce che sto vedendo qui, su questi video addirittura, c'è un indiano incredibile, ve li metto tutti, che è una truffa, sto CO2, quello si vende l'aria, compenso io. Adesso ci siamo capiti, dice vabbè, ma è sempre comunque un discorso... Ah, mi ero scordato di dire, mi sono messo come Macron, il girocollo, non l'avete sentito, si è presentato col girocollo, appunto, la mi sembra che e ha dichiarato, ragazzi io comincio a combattere il freddo con le cose pratiche, mi comincio a vestire così, fatelo pure voi, allora mi sono messo pure come Macron, scherzo, l'ho fatto per fare una battuta, capite? Quindi, aspetta che vi faccio vedere altro. And many oil companies do recycle the carbon dioxide they produce. Vedi, carbon tax che producono.
Quindi le destre non lo vogliono rallentare assolutamente, perché se no succede la rivoluzione. Ma una rivoluzione, se si scopre che per questo che vi sto dicendo, non viene una rivoluzione, viene una tripla rivoluzione, perché non lo accetti mai. Questo è loro, io l'ho portato l'esempio l'altra volta, il loro sogno sarebbe potuto, come scusa, è venuto un terremoto, lo fanno vedere, immagini, vero, falso, e fa vedere che sono saltati tutti i gasdotti, e allora noi lo accetti. Allora, la verità non ce lo possono dire. E allora che ritirano fuori tutto, che non l'ho detto nell'altro video, la guerra in Russia, vai a analizzare chiunque, non è quello il motivo. Perché? Perché l'Inghilterra prende il gas dalla Norvegia, c'ha lo stesso problema. Ah, allora qual è? Perché? Perché la speculazione. Ma la speculazione su cosa? Chi è sta gente? Si è messa a comprare gas, le vende così, però poi fa un... No, la tassa del CO2. Se io ti do il gas e non crei CO2, non lo paghi poco. Arriviamo a sto punto. Oppure devi compensare. Aspetta, vi faccio vedere anche se è in inglese, però è molto esplicito. Carbon dioxide from the atmosphere is actually just to plant more trees. Then there are also a number of other more advanced agricultural and land use techniques that could help capture and store CO2 in soil and vegetation. Va bene ragazzi, questo lo vediamo dopo. Dunque, vi volevo far vedere subito un'altra cosa. Questo è quello indiano che vi devo far vedere, e questo è un articolo del 2015, ecco, 1 ottobre 2015. Il sistema cap and trade dello scambio di quote di emissioni è molto difficile da controllare, i suoi effetti sono diluiti, e proprio perché sono un professionista del mercato che conosco i difetti del sistema. Giorso. Poi qui continuo con altro. Siamo una società di energia verde, ma il verde è sinonimo di denaro. Ok, vi metto questo articolo, leggete quello che mi interessa. Aspettate, la scorsa settimana il presidente della Cina ha annunciato che nel 2020 sarà lanciato uno schema nazionale cap and trade per le emissioni di carbonio che copre settori come la produzione di energia, ferro, acciaio, prodotti chimici, materiali da costruzione, tra cui cemento, vedi, sono tutte ditte che vogliono chiudere, fabbricazione della carta e metalli non ferrosi. Un attimo, eccolo qui, guardate, eccolo qua. L'Unione Europea ha creato il proprio sistema Cap and Trade, Emission Trading Scheme, ETS del 2C. Le emissioni di CO2 sono diminuite, ma non così velocemente come dove non esiste tale schema e dove la popolazione è la crescita più rapida. I risultati del Cap and Trade dell'Unione Europea sono evidenti. Eccolo qui, la vedete da dove arrivo. Prezzi dell'elettricità residenziale per kilowattora, Danimarca 42 centesimi, Germania 40, eccetera. Ma questi qui, stiamo a parlare del 2015, adesso questi prezzi sono schizzati, lo sappiamo bene, per questo motivo. Allora, questo video, come cerco sempre di fare, dico, molti mi accuseranno di presunzione, cerco di dare aperture su capire meglio, perché più si va avanti, meno loro vogliono che capisci. E non è così semplice. Scusate. Ok, questo ve lo metto, il link ve lo leggete. Eccolo qui, ad esempio, se non impossibile, di una riduzione dell'83% delle emissioni statunitensi, vabbè, comunque quelle europee, entro il 2050. Ciò avrebbe invertito solo il 3% dell'influenza umana sul clima, pari a circa 0,09 gradi Faraday dal 2012 al 2035. Vedete le date? E ricordate il simbolo 250 grillo. Una stima prevede uno schema cap and trade statunitense che causa una perdita di PIL accumulata di 9,4 trilioni di dollari. Io adesso vi metto tutti i link. Pieno di frodi, sentite qua, il potenziale di manipolazione del mercato dello schema cap and trade, giustamente chiamato, è particolarmente enorme dal momento che non viene consegnata alcuna merce fisica reale. Molte aziende oggi promuovono il cap and trade, ma Enron, colosso dell'energia, e Goldman Sachs sono stati dei pionieri, vedi Blood and Gore, Gore al Gore, sono perduto. Make a killing on empty carbon investment hype. Enron ha contribuito a stabilire il mercato per il programma Cap and Trade di SO2, questa è un'altra cosa, dall'inizio degli anni 90.
L'Unione Europea, ve l'ho letto. Se l'aumento drastico dei prezzi dell'energia fa sì che le persone utilizzino meno energia, ma a causa dell'importante del reddito disponibile danneggia anche la crescita economica e la salute umana. Stessa cosa che è successo col Covid, uguale identico. Ma qui siamo proprio, capite? Allora, il problema è questo. La Meloni lo sa, tutti i politici lo sanno, i giornalisti d'alto rango lo sanno, Borgonovo non lo sa, no, non perché non si dia alto rango, perché lo vedo come tanti altri in buona fede a cercare di capire, no perché questo, quest'altro, capisci? Allora quest'altro li vedi proprio, come vi dicevo io, tranquilli, perché sanno perfettamente cosa sta succedendo e qual è il vero problema. Non ce lo dicono, prima perché la gente succede il patatrac, e secondo perché non è giustificabile, mezzo mondo di scienziati, ripeto, questo sto YouTube, non posso tanto, dicono che non è vero tutta sta storia di qua di là. Avete capito che si sono inventati? Avete capito che si sono inventati? Sempre lui sta di me, Bill Gates, ma non è solo lui. Colossi, come hanno inventato questa cosa, che ti fa diventare un paese. Se tu hai quote di questi green e ti vendi, diventi una potenza. E difatti chi non cerca questa transizione ecologica rimane dietro, rimane un paese del terzo mondo, perché ti mandano pulito, non puoi fare più niente. L'industria che ce l'hai a fare è come se uno, ecco che sta succedendo. Se io sto al limite, guadagno, qualunque sia la mia industria, grande o piccola che sia, e poi la bolletta come quella degli hotel, 500.000 euro, è finita. E allora per levare queste 500.000 euro non è questione di Russia, di speculazioni ENI, di borsa di Olanda, è questione di CO2. E difatti lo dico ancora, la Meloni che ha detto in campagna elettorale più volte, non so, scorporiamo il prezzo da quello che viene dalle rinnovabili a quelli no. Perché quelli costano qua, ti aumenta la bolletta 500 euro, questo costa solo 100 euro. Allora se hai un mix diventa 300, se hai tutto qua sei salvo. E io intuitivamente vi dissi in un mio video, allora nel piccolo ovviamente, allora se uno ha un ristorante, si fa una moda, lume di candela, si inventa una cosa per cucinare la pizza, magari la legna, anche se qui non te la fanno usare perché se torniamo al CO2. Perché questi ti fottono sempre se sei uno piccolo. Perché io dico, vabbè, io adesso metto tutti i pannelli solari, metto gli olio, metto di qua, e poi sai che ti dicono, non lo so, la prima che mi viene in mente, vabbè, i tuoi dipendenti come vengono a lavorare? Con la macchina, uno con... allora qua si alza. Ti fottono sempre, perché è una mafia. Scusate, ripeto, se dovesse succedere uno strike cosa su questo video, perché ho centrato proprio tutto, o almeno ho dato il là. Vogliamo cominciare a approfondire questo, perché questa è la vera motivazione, che guarda caso... E il piano del Great Reset, ma un conto è intuirlo, dirlo, un conto è che tu vai a prenderlo veramente la problematica qual è. Quindi questi quando vanno a discutere, non vanno a discutere degli olandesi che alzano il prezzo qua, vanno a discutere della carbon tax e della, come si chiama, della carbon neutrality compensation, solo che non ce lo dicono. Nei tavoli si parla di questo, quando si siede l'Unione Europea, mi sono riunita in Repubblica Ceca per discutere il tetto, perché guarda caso si chiama tetto del gas, il prezzo del gas, e questo si chiama tetto del CO2. Oddio, può essere una coincidenza, ma non è. Spero di aver fatto, è veramente cosa buona e giusta. Sì, vedi.